Amici e amiche carissime, bentornati a tutti per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi dedicato agli scritti di Maria Valtorta. Siamo giunti alla puntata numero 38, ci siamo fermati la volta scorsa all'introduzione dell'episodio delle nozze di Cana, quindi abbiamo visto soltanto l'antefatto, ma ci siamo fermati prima che Gesù andasse e potessimo, ecco, ripercorrere gli eventi e il loro significato. Nella lettura che ne viene data dagli scritti, che evidentemente è ampiamente fondata sull'episodio evangelico, aggiungendo qualche piccola chicca, qualche piccolo particolare. Ricordo sempre che stiamo nella sezione dedicata alla distribuzione, cioè a Maria come colei che è la prima cooperatrice con Gesù alla distribuzione di tutte le grazie. Quindi ricordo, insomma, il percorso mariologico che sta facendo l'autore, ripeto, uno dei più illustri mariologi del XX secolo, che ha impostato questi scritti come se fossero un manuale di mariologia. Quindi sta parlando di come la Madonna ha cooperato con Cristo al compimento dell'opera della salvezza, quindi prima all'opera della redenzione, quindi all'acquisto di tutte le grazie e poi alla distribuzione di tutte le grazie, che è appunto la sezione che stiamo vedendo. Diciamo che il primo tema è quello noto, diciamo così, con il titolo ampio, diciamo così, di corredenzione mariana. Già a suo tempo abbiamo spiegato e detto, insomma, come questo è argomento attualmente aperto, quindi non ancora definito in teologia, mentre questo secondo filone rientra in quella che è ampiamente chiamata la mediazione mariana, quindi come la Madonna intercede opera perché le grazie già ottenute con l'opera della redenzione possano arrivare all'uomo di ogni luogo e di ogni tempo. È evidente che il fondamento di questo sono le nozze di Cana, perché come vedremo il primo miracolo è avvenuto per mezzo e per intercessione di Maria. Come dirà Gesù, questo significa che la Madonna è la chiave per ottenere grazie. E quando Dio vuole addirittura anche qualche miracolo, insomma. Quindi adesso ci accingiamo subito alla lettura, non dilungandoci oltre e gustandoci questo episodio. Abbiamo lasciato Gesù che diceva: desiderio di mia madre è legge, quando gli esposero, ecco, appunto il desiderio che la Madonna invitata alle nozze di Cana desiderava che ci fosse presente anche il figlio, e quindi si avviano. Riprendo la lettura, siamo a pagina 350 di chi ha il libro digitale e parte con Giuda, Matteo e Giovanni e dirà sorridendo: andiamo a far felice mia madre. Arrivato viene accolto festosamente dal padrone di casa e da sua madre. Entra nella sala del convito, prende posto alla tavola di centro con lo sposo, la sposa, i parenti degli sposi e gli amici di riguardo. Meno le rispettive madri degli sposi e meno Maria, nessuna donna siede a quel tavolo. Maria di fronte a Gesù, a fianco della sposa, cibandosi più che delle vivande, della contemplazione del suo Gesù. Maria si accorge a un certo punto che che i servi parlottano col maggiordomo e che questo è impacciato e capisce cosa c'è di spiacevole. Figlio, dice piano, richiamando l'attenzione di Gesù con quella parola, figlio, non hanno più vino. Donna, che vi è più fra me e te? Gesù nel dirle questa frase sorride ancora più dolcemente e sorride Maria, come due che sanno una verità che è il loro gioioso segreto, ignorata da tutti gli altri. Maria ordina ai servi: fate quello che egli vi dirà. Maria ha letto negli occhi sorridenti del figlio l'assenso velato dal grande insegnamento a tutti i vocati. E ai servi: empite d'acqua le idrie, ordina Gesù. I servi eseguono l'ordine ricevuto. Maria guarda ancora il figlio e sorride, poi, raccolto un sorriso di lui, china il capo, arrossendo lievemente. È beata. Nella sala passa un sussurrio, le teste si volgono tutte verso Gesù e Maria. C'è chi si alza per vedere meglio, chi va a alleggiare. Un silenzio. E poi un coro di lodi a Gesù. Ma egli si alza e dice una parola,
Ringraziate Maria e poi si sottrae al convito. Gesù spiega alla veggente che cosa vuol dire quel piccolo e così denso di significato. Più dice: quando dissi ai discepoli andiamo a far felice mia madre, avevo dato alla frase un senso più alto di quello che pareva. Non la felicità di vedermi, ma di essere lei l'iniziatrice della mia attività di miracolo e la prima benefattrice dell'umanità. Ricordatevelo sempre, il mio primo miracolo è avvenuto per Maria. Il primo simbolo, che è Maria, la chiave del miracolo. Io non ricuso nulla alla madre mia e per la sua preghiera anticipo anche il tempo della grazia. Io conosco mia madre, la seconda in bontà dopo Dio. So che farvi grazia è farla felice, poiché è la tutta amore. Ecco perché dissi, io che sapevo, andiamo a farla felice. Inoltre ho voluto rendere manifesta la sua potenza al mondo insieme con la mia, destinata ad essere a me congiunta nella carne, poiché fummo una carne, io in lei, lei intorno a me, come petali di giglio intorno al pistillo odoroso e colmo di vita, congiunta a me nel dolore, poiché fummo sulla croce io con la carne e lei col suo spirito, così come il giglio odora e con la corolla e con l'essenza tratta da essa, era giusto fosse congiunta a me nella potenza che si mostra al mondo. Dico a voi ciò che disse a quei convitati: ringraziate Maria, è per lei che avete avuto il padrone del miracolo e che avete le mie grazie e specie quelle di perdono. Ecco, come sempre io rimango altamente edificato, colpito, ho letto tantissime volte, vi dirò, vi confesso, insomma, queste parole e questi scritti, ma non cessano di provocare grande gioia e grande consolazione ogni volta che si leggono. Allora, numero uno, Gesù, diciamo, si situa, spiegando il senso di quello che è avvenuto, anzitutto nella migliore tradizione esegetica, insomma anche cattolica, per esempio l'interpretazione di "non è ancora giunta la mia ora", non è giunta ancora la mia ora di fare miracoli. Quindi vuol dire che non soltanto che il primo miracolo è avvenuto per mezzo di Maria, ma che grazie a Maria è stata anticipata per amore suo l'ora di iniziare i miracoli. Gesù dice, rileggo: io non ricuso nulla alla madre mia e per sua preghiera anticipo anche il tempo della grazia. E questo è un grande mistero, perché noi sappiamo, l'ho detto tante volte, e non soltanto dagli scritti, ma anche se facciamo attenzione sia alla profezia di Daniele che alle parole di Gesù nel Vangelo, ci sono dei fondamenti per queste cose che sono scritte, sono dette anche da Maria Valtorta, no? Cioè che l'ora dell'incarnazione è stata anticipata di qualche tempo, perché rispetto alla profezia delle 70 settimane di anni profetizzate da Daniele, i conti mostrano che qualche anno prima è avvenuta l'incarnazione rispetto ai conti che legittimi che avrebbero dovuto essere fatti. Quindi, e questo grazie a chi? Grazie alle preghiere ardentissime della Madonna e all'amore infinito con cui ella desiderava la redenzione, pur non sapendo di essere lei l'eletta. Qui vediamo che la sua preghiera anticipa l'ora del miracolo e vediamo anche che nell'episodio della resurrezione, tante volte ho avuto modo di farlo notare, no? Ricordate quando Gesù fa quel discorso sul segno di Giona, quando parla del segno di Giona nel Vangelo lo fa in due sensi, no? Sia riferendosi alla predicazione di Giona, alla cui parola si convertì anche lui, in ordine alla predicazione, perché Gesù è venuto ad annunziare il Vangelo per provocare la conversione dei destinatari, no? Però parla di Giona anche in un altro senso. Come Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce,
così il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Ora, tutti sappiamo che Gesù non è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Allora, Gesù non ha detto quella cosa, ha detto il falso, gli evangelisti si sono sbagliati a scrivere, o è successo qualche altra cosa? La migliore tradizione mariana ha detto certo che è successo qualche altra cosa, nel senso che il numero 3 doveva comunque rimanere rispettato, e in effetti Gesù è risorto il terzo giorno, come diciamo nel credo, no? Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, ma non dopo 3 giorni e dopo 3 notti. Quindi i grandi santi mariani, i grandi devoti della Madonna, dice, le preghiere intensissime, ardentissime della Madonna hanno anticipato anche l'ora della risurrezione. Quindi questo fa comprendere, e questa è cosa che lasciamo che ci stupisca, lasciamo che ci sorprenda, lasciamo anche per coloro che amano la Madonna che ci entusiasmi e che ci faccia concepire un'idea ancora più grande, se fosse possibile, della sua bellezza e della sua grandezza. Perché per lei Gesù fa ogni cosa. Io non ricuso nulla alla madre mia, perché voglio farla felice. È la mia gioia farla felice. E siccome lei è la tutta amore, anche questa è una bellissima immagine, no? La Madonna come la tutta amore, sa fare solo quello. E quindi farci grazia e farla felice. E quindi Gesù le grazie le fa. Grazie all'intercessione di Maria. E dice anche che le grazie più grandi che sono ottenute dalla preghiera, dall'intercessione, dalla mediazione di Maria sono le grazie di perdono. Trasformare l'acqua in vino, sì, è una cosa bella e importante, ma il perdono di un grande peccatore, la conversione di un grande peccatore, di quelli che il santo curato d'Ars chiamava i pesci grossi, ecco, quello sì che è una cosa veramente, veramente notevole, no? È importante. Quindi, ecco, questo mistero, grazie a Dio, possiamo contemplarlo adesso nel Santo Rosario, dopo che San Giovanni Paolo II, di cui abbiamo più o meno celebrato, ecco, il centenario della nascita sulla terra qualche giorno fa, ha fatto il dono alla Chiesa di aggiungere ai 3 misteri tradizionali del Rosario anche quelli della luce. Ecco, per cui chi lodevolissimamente fa il Rosario tutti i giorni, intero, ogni giorno si vede davanti a questo episodio. Ecco, chi non lo fa per intero tutti i giorni, però il giovedì, come oggi, ha la possibilità di contemplare anche nel Santo Rosario, quindi con Maria, ecco, questa grande verità, che lei è stata l'iniziatrice della mia attività di miracolo. Tanto è vero che quando presentiamo il secondo mistero della luce, il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. E ogni volta che ci pensiamo dobbiamo pensare che quel miracolo avviene per mezzo di Maria. Ricordiamo anche quanto abbiamo visto già negli scritti, negli episodi precedenti, che questo è il primo miracolo, come dice San Luigi Maria Monforte, nell'ordine della natura. Ma per mezzo di Maria è avvenuto anche il primo miracolo nell'ordine della grazia, e questo appena concepito Gesù, questo addirittura Gesù l'ha fatto da dentro Maria, ecco, santificando il Battista al momento della visitazione, no? Quindi togliendogli il peccato originale, diciamo battezzandolo, se si passa questa espressione, certamente in senso mistico, spirituale, non reale, dal di dentro del grembo, dal di dentro del grembo di Maria. Passiamo all'episodio seguente. Pochi giorni dopo Gesù spiegava di nuovo ai suoi per quale motivo egli aveva operato il suo primo miracolo dietro la richiesta di sua madre. Dopo il miracolo di Cana, infatti, Gesù con i suoi si portò a Gerusalemme per le feste pasquali. Ivi sono il lebbroso Simone, detto Zelote. In seguito a ciò Andrea si rivolse a Gesù e gli disse:
Io vorrei chiedere una cosa. Quale, Andrea? Giovanni mi ha raccontato del miracolo fatto a Cana. Era in noi tanta speranza che tu ne facessi uno a Cafarnao. E tu hai detto che non facevi miracolo se prima non avevi adempiuto la legge. Perché allora a Cana? E perché qui e non nella patria tua? Ecco. Gesù gli risponde che come figlio della legge, poiché come tale era loro conosciuto, egli doveva dare buon esempio osservandola. Ma Andrea insiste chiedendo, e Cana allora? Ma Gesù risponde sottolineando la mediazione di sua madre. Cana, dice Gesù, era la gioia di mia madre da farsi. Cana è l'anticipo che si deve a mia madre. Ella è l'anticipatrice della grazia. Qui do onore alla città santa, facendo di essa pubblicamente l'iniziatrice del mio potere di Messia. Ma là a Cana io davo onore alla santa di Dio, alla tutta santa. Il mondo mi ha per essa, è giusto che ad essa vada il mio primo prodigio nel mondo. Bellissimo, no? Quindi Gesù spiega che appunto poi il primo miracolo che fece a Gerusalemme dopo aver adempiuto appunto i suoi obblighi di buon israelita presso il Tempio di Gerusalemme. Questo era anche il senso, no? Aveva promesso agli apostoli, non faccio miracoli fino a quando non adempio prima questo mio compito, per dare in tutto il buon esempio, perché Gesù ha dato in tutto il buon esempio nell'Antico Testamento, quindi era un israelita perfetto Gesù. Gesù ha vissuto come un israelita perfetto, questo dobbiamo ricordarlo, quindi non dimenticarlo mai. Certamente poi ha istituito la nuova alleanza, per cui il cristianesimo, come dire, al cristianesimo, all'antica alleanza è succeduta la nuova. Quindi all'ebraismo succede il cristianesimo, ma fino a quando non ha lui stesso stabilito la nuova alleanza, lui è vissuto come un israelita perfetto, e così vale per la Madonna, fino a quando non c'è stata, come dire, come l'inaugurazione della nuova alleanza e del Nuovo Testamento, no? Dice, però c'era un anticipo che era dovuto a mia madre. È bellissimo il nome. Ella è l'anticipatrice della grazia, quello che ci siamo detti prima. Quella che la fa arrivare prima del tempo. Quindi immaginiamo, no, quanto bene possiamo trarre da una vera e autentica devozione a lei. Magari il nostro Signore ha pensato di farci una grazia, che ne so, tra 3 anni. Se interviene la Madonna, ce la fa tra 2. Ecco. Si può certamente lecitamente sperare tutto questo ascoltando queste parole, no? Ora, fin qui abbiamo illustrato il fondamento biblico dell'associazione di Maria Santissima a Cristo nella distribuzione di tutte le grazie, quindi il fondamento biblico, quindi sulla base di quali episodi, appunto la visitazione e le nozze di Cana sono gli episodi principali, abbastanza anche inequivocabili, no? Passiamo ora ad illustrare brevemente il suo fondamento dogmatico. Ecco, vedete come, tenete sempre presente che questo è uno scritto di Mariologia, un trattato di Mariologia. Tra l'altro la teologia, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, si fa sempre così, no? Si presenta prima la Sacra Scrittura, poi la tradizione e il Magistero della Chiesa, e quindi la dogmatica inerente a un certo tipo di realtà. Quindi lui l'ha seguito questo criterio, no? Quindi prima la Bibbia, e poi vediamo adesso il fondamento dogmatico. Qual è il fondamento dogmatico della distribuzione di tutte quante le grazie? Va cercato, scrive l'autore, nella maternità verso Cristo, nella maternità verso i cristiani e nella dedizione di tutta se stessa a Gesù e nella sua singolare santità. Quindi 4 elementi. Maternità verso Cristo, maternità verso i cristiani, dedizione di tutta se stessa a Gesù e sua singolare santità. Primo fondamento è la maternità verso Cristo. Ciò che appartiene al figlio appartiene anche alla madre. I tesori di grazia del figlio sono anche tesori della madre.
Per questo Gesù l'ha chiamata la mia tesoriera. Non solo Gesù la chiama in questo modo, ecco, io, perdonerete, siamo nel mese di maggio, insomma, quindi le anime consacrate a Maria con la consacrazione Totus Tuus hanno, tra gli impegni esteriori, quello di recitare ogni giorno la coroncina di 12 stelle e nella seconda piccola coroncina, la coroncina di potenza, e la corona di potenza, si dice nella seconda invocazione: Gloria a te, o Santa Vergine Maria, tesoriera e dispensatrice di tutte le grazie del Signore, rendici partecipi delle tue ricchezze. Qui Gesù la chiama la mia tesoriera, perché tutti i beni del figlio appartengono alla madre, appunto, però alla madre come tesoriera, quindi Gesù ne è il padrone, la Madonna custodisce quel tesoro. Per il suo cuore immacolato, che non conobbe mai macchia alcuna, neanche la più lieve, io apro i tesori del cielo. Se mi posso permettere una considerazione ecclesiologica, qui c'è una forte somiglianza di Maria con la figura del Romano Pontefice, perché sapete che anche il Romano Pontefice è il tesoriere delle grazie del Signore, perché ha il potere di aprire i tesori del cielo e distribuirli ai fedeli attraverso la concessione delle indulgenze. Sapete che l'indulgenza è proprio teologicamente un esercizio del potere delle chiavi che è il Romano Pontefice, che apre il tesoro del paradiso, tira fuori le grazie, quindi i meriti infiniti, le penitenze, le soddisfazioni, i sacrifici, le lacrime, le preghiere, le suppliche di santi e martiri, e le applica, le dona a beneficio dei credenti a certe condizioni. Quindi, come il Papa e la Madonna, sarebbe molto bello fare uno studio, insomma. Sapete che San Giovanni Bosco parlava delle tre cose bianche che costituiscono, come dire, la quintessenza di un fedele cattolico. Mai ci pensiamo abbastanza a queste cose, eh? L'Eucaristia, la Madonna e il Papa. Da come è il nostro rapporto con queste tre cose, e deve essere un rapporto eccellente con tutte e tre, sotto tutti i punti di vista, ognuno di noi qui ha ampi spazi per l'esame di coscienza, tale è la nostra, come dire, statura, cifra cattolica. E teniamo presente che queste tre cose, se uno studia la storia della Chiesa, sono sempre sotto terrificante attacco satanico. Il diavolo sa che se vuole realizzare il suo infernale sogno di distruggere la Chiesa, deve intaccare l'Eucaristia, deve intaccare e attaccare l'Eucaristia, intaccare e attaccare la Madonna, intaccare e attaccare il Romano Pontefice direttamente e in quello che è la devozione dei fedeli verso ciascuna di queste tre realtà. Quindi, mi raccomando, sempre attenzione, in modo tale che anche a questi, come sempre, no? Anche a queste fraterne condivisioni e pirretture diamo sempre una significazione e un contenuto formativo, esortativo, catechetico, se preferiamo, no? Quindi questo era il primo fondamento, la maternità verso Cristo. Secondo fondamento, la maternità verso tutti i cristiani. E qui ancora, dice Gesù: vi ho dato una madre oltre che un padre, avete una madre in cielo, una madre che è potente presso Dio per la sua triplice condizione di figlia, sposa e madre di Dio. Allora, sapete che anche qui c'è un antico adagio, noto nella Mariologia cattolica, che non può avere Dio per padre chi non ha Maria per madre. È vero che si attua, che questo si applica anche alla Chiesa, no? Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Ma anche qui il rapporto tra Maria e la Chiesa, argomento della mia di un tempo tesi dottorale, di un capitolo, è che ciò che la Chiesa è, Maria lo è prima
di più in modo perfetto e in chiave tipologica prototipica. Bene. Non lo sto a spiegare, insomma, specialmente le ultime parole significative, no? Quindi c'è un'interscambiabilità tra Maria e la Chiesa, perché la Madonna non è soltanto, è anche un membro sovreminente del tutto eccellente della Chiesa, ma della Chiesa è anche tipo ed esemplare perfetto. Ecco perché ciò che la Chiesa è ed è chiamata ad essere, Maria lo è prima, più e meglio di lei, come persona singola, mentre la Chiesa, come sappiamo, è un mistero, ma è una personalità collettiva, non è composta da un singolo, la Chiesa. Ecco. Vi ricordo, ecco, che questa maternità di Maria avremo la possibilità anche quest'anno, ormai la Pentecoste è vicina, il lunedì dopo la Pentecoste si celebrerà appunto proprio la maternità universale di Maria nei confronti della Chiesa. Madre della Chiesa fu un titolo che fu dato da Paolo VI al termine del Concilio Vaticano II e sappiamo che il pontefice attualmente regnante ha voluto appunto istituire questa festa di Maria, Madre della Chiesa, la prima, il primo lunedì dopo Pentecoste, proprio a far comprendere e a ricordare che lo Spirito Santo stesso è sceso sulla Chiesa grazie all'opera di Maria e al tempo stesso ricordare che della Chiesa neonata Maria è e continuerà sempre ad essere madre, quindi esercitando questo influsso materno favoloso e pieno di benedizioni e decisivo. Dice Gesù, riprendo la lettura, con me è Maria, la madre di tutti, l'aiuto di tutti. È lei che ha sorriso ai martiri per incorarli al cielo. È lei che ha sorriso ai vergini per aiutarli nella vocazione angelica. È lei che ha sorriso ai colpevoli per attirarli al pentimento. È lei di cui ha bisogno l'uomo sempre, e specie nelle ore di più viva angoscia. È sul seno della madre che vi corroborate e trovate me, e il mio perdono, e col perdono la forza, perché se voi siete in me, fruite dei doni del Cristo e non conoscete il perire. Bellissimo come Gesù, ecco, mostra la dolcezza e l'influenza positiva di Maria e del suo, come dire, imperturbabile, ecco, inevitabile, oserei dire, indelebile sorriso operativo e attivo in chiave beneficiante e attirante la grazia nei confronti di tutte le situazioni, dalle più gravi come il martirio a quelle per noi più comuni come l'angoscia, no? Quella bellissima poesia di Trilussa che qualche volta ho citato, insomma, che invito a cercarla sul web, quindi andate a vedere l'Ave Maria di Trilussa, cercatela, leggetela e vedrete quanto è bella. Per chi conosce il romanesco è un po', se la gusta un po' di più, ma anche per chi non conosce il romanesco non è proprio un romanesco molto molto accentuato, insomma, no? E quindi è comprensibile anche a chi non è pratico, insomma, con il dialetto di Roma. Essendo la madre di tutti, prosegue l'autore, Maria è anche conseguentemente la nutrice di tutti, cioè essa nutre la vita soprannaturale della grazia abituale con le grazie attuali. Dice Gesù, vedi madre, il mondo è qui. Il mondo di domani nel piccolo israelita puro, Marziam. Marziam era quel bambino che abbiamo visto un paio di puntate fa, che Pietro è riuscito ad adottare per l'intervento decisivo di Maria sul cuore di Gesù, no? Dice, il mondo di domani nel piccolo israelita puro, che è Marziam, che neppure si accorgerà di divenire cristiano. Il mondo è il vecchio mondo di Israele, nello Zelote. Lo Zelote, abbiamo sentito prima en passant, che era un lebbroso, guarito da Gesù, poi è diventato discepolo. Infatti viene chiamato Simone lo Zelota, Simone il Caraneo, ma anche Simone il lebbroso. L'umanità in Giovanni
i gentili in Sintica, questi Giovanni e Sintica, di Sintica si parla negli Atti degli Apostoli, se non ricordo male, o in una delle lettere di San Paolo, un personaggio noto. Diversi personaggi dell'opera, per esempio anche di Mannaen, il compagno di infanzia di Erode, si parla nella Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli. I diversi personaggi, diciamo, che compaiono nell'opera e che magari nella scrittura sono soltanto nominati, lì assumono un volto e anche un bellissimo tratto, no? Capiamo un pochino chi sono e che cosa fanno nell'opera sempre della Valtorta. Questo Giovanni è Giovanni di Endor, un grande peccatore, anche lui proveniente dal paganesimo, che si converte al contatto con Gesù, e questa Sintica era una greca, proprio una greca doc, insomma, anche se non ricordo male, anche abbastanza colta, istruita, insomma, quindi proprio l'immagine proprio della grecità del tempo, no? Ancora è vero che ai tempi di Gesù Roma stava nel massimo, diciamo così, del suo splendore, e, ecco, però c'era sempre la culla, diciamo così, della cultura e del sapere, la patria, ecco, della cultura rimaneva ancora la Grecia, no? Quindi il mondo, il vecchio mondo di Israele nello Zelote, l'umanità in Giovanni, i gentili in Sintica, e vengono tutti a te, Santa Nutrice, che dai latte di sapienza e vita al mondo nei secoli. Quante bocche hanno desiderato attaccarsi al tuo capezzolo e quante lo faranno in futuro. Te hanno sospirato i patriarchi e i profeti, perché dal tuo seno fecondo sarebbe venuto il nutrimento dell'uomo. E te cercheranno i miei per essere perdonati, istruiti, difesi, amati, come tanti marziam, e beati quelli che lo faranno. Perché non sarà possibile perseverare in Cristo se non si fortifica la grazia col tuo aiuto, o madre piena di grazia. Queste ultime parole di Gesù sono davvero belle e significative. Dice, beati quelli che lo faranno perché non sarà possibile perseverare in Cristo. E sapete che il Sacrosanto Concilio di Trento disse che la perseveranza finale, tutte quante cose che oggi magari noi ci pensiamo un po' poco, questo nostro tempo un po' strano, ecco, con a volte delle visioni della fede un po' nebulose, un po' poco chiare, ma l'aver smarrito per esempio alcune verità fondamentali è un danno grosso. Il Concilio di Trento dice, punto primo, che nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio, e punto secondo, che nessuno può essere certo di perseverare fino alla fine, ma anzi la perseveranza finale è un dono di Dio e bisogna impetrarlo. E questo io rimasi colpito anni addietro, quando seppi che Padre Pio tutti i giorni, Padre Pio, quindi uno dei più grandi santi che la Chiesa abbia conosciuto, sacerdote stigmatizzato per 50 anni, non ce n'è un altro caso noto, almeno nella Chiesa, che pregava ogni giorno, Signore dammi la perseveranza finale. Qui Gesù dice, non sarà possibile perseverare in Cristo se non si fortifica la grazia col tuo aiuto. Anche qui, no, dietro questa espressione, c'è una cosa che la Chiesa sa, perché questa è una definizione dogmatica del Concilio Tridentino, che la perseveranza fino alla fine non possiamo darla per scontata. Io non sono mica sicuro, Signore mi scampi, mi liberi, ma io non posso essere sicuro che persevererò fino alla fine. Né io, né tu. Dobbiamo umilmente sperarlo, dobbiamo umilmente chiederlo, dobbiamo raccomandare, ecco perché nell'Ave Maria diciamo, no, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, perché quando si avvicina l'ora della nostra morte, come insegnano tanti autori spirituali, il diavolo moltiplica le sue scorribande, le sue tentazioni, certamente nei limiti in cui Dio glielo permette, per strappare quell'anima, magari all'ultimo momento, oppure se è già sua, per impedire che faccia quel gesto di contrizione, di richiesta di
di perdono che le farebbe scampare dalle pene eterne. Ecco perché l'Ave Maria è fatta così, la seconda parte: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi noi stiamo proprio chiedendo quello che Gesù chiede, quello che Gesù qui spiega, di che la Madonna ci fortifichi nella grazia perché possiamo perseverare in Cristo fino alla fine. E abbiamo bisogno dell'aiuto di lei. Bene, possiamo adesso aprire un nuovo capitolo, che, o meglio chiudere questo che stiamo affrontando con la terza, con il terzo punto, che è il modo con cui la Madonna è stata associata a Gesù nel compito di essere la distributrice, la tesoriera e quindi l'amministratrice delle grazie del Signore. Tutti ammettono che l'influsso di Maria nella distribuzione di tutte le grazie sia di ordine morale, ossia mediante la sua preghiera e la sua intercessione, con la quale muove Dio a concedere le grazie. Quindi questo è un pensiero pacificamente riconosciuto in Mariologia. Ma oltre a questo influsso di ordine morale, non pochi teologi ammettono in Maria un influsso fisico e vedono in lei, come nell'umanità sacrosanta di Cristo, dalla quale è indivisibile, uno strumento di grazie, di modo che essa stessa con Cristo impartisce, distribuisce strumentalmente, direttamente alle anime le grazie, dopo averle ottenute con la sua intercessione. E vediamo di approfondire questo punto. Dagli scritti di Walter Tiani appare assai chiaro non solo l'influsso morale di Maria, concludiamo questa sezione oggi, ma anche il suo influsso fisico, quale strumento di Dio, come causa principale, insieme con l'umanità di Cristo, come causa strumentale, nella distribuzione di tutte le grazie. E vediamo il primo aspetto, l'influsso morale di Maria. Quindi, per l'influsso morale si intende quello che tutti ammettono, cioè che la Madonna coopera alla distribuzione della grazia attraverso la preghiera e l'intercessione. Dice Gesù: come i bambini sotto il velo della mamma, la preghiera di Maria vi fa scudo contro l'ardore del senso del demonio, vi fa crescere in Cristo ed entrare nel suo regno. Quindi, effetti della sua preghiera: vittoria contro i sensi, vittoria contro il demonio, crescita nella fedeltà a Cristo, ingresso nel regno di Dio. Oggi noi potremmo anche aggiungere nel regno della divina volontà. Ecco. Dopo aver rilevato quanto Dio ci ha dato a causa di Maria, Gesù continua dicendo: e tanto vi continuo a dare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei, perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio e l'aumenta a bagliori che empiono di sfavillì la luce, la gran luce del paradiso. Ed ogni sfavillio è una grazia all'universo, alla razza dell'uomo, ai beati stessi che rispondono con un loro sfavillante grido di alleluia ad ogni generazione di miracolo divino creato dal desiderio del Dio Trino di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Passaggio bellissimo. Abbiamo già letto queste parole, abbiamo già commentato, no? Quindi Dio che gode nel vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine, che è provocato dal fatto che egli ha concesso qualche grazia per sua intercessione. Dice Maria: io prego per voi, ricordatevelo, la beatitudine di essere nel cielo vivente nel raggio di Dio non mi smemora dei miei figli che soffrono sulla terra, ed io prego, tutto il cielo prega, poiché il cielo ama, il cielo è carità che vive, e la carità ha pietà di voi, ma non ci fossi che io, sentite, vi sarebbe già sufficiente preghiera per i bisogni di chi spera in Dio, poiché io non cesso di pregare per voi tutti, santi e malvagi, per dare ai santi la gioia e ai malvagi il pentimento che salva. Noi sappiamo che c'è il grande mistero della comunione dei santi che dovremmo vivere intensamente, no? Per esempio domani c'è una grande santa molto popolare, Santa Rita. Ecco, i santi sono il nostro aiuto, sono i nostri intercessori oltre che i nostri esempi e modelli, no? Quindi il tema della comunione dei santi è un tema bellissimo da vivere e da approfondire. Però Maria dice: attenzione, se ci fossi solo io ci sarebbe già abbastanza preghiera per i bisogni di tutti. È la regina dei santi. La Madonna da sola fa più che tutti gli angeli santi messi insieme. Non lo sta dicendo in questi termini, ma lo sta facendo capire, quindi poi
lo diciamo noi, no? Gesù infine ha detto che nelle preghiere di Maria è il segreto della salute del mondo. Oltre a questo influsso morale, Maria Santissima ha anche un influsso fisico, distribuendo la stessa la grazia impetrata con la preghiera. E vediamo come. L'influsso di Maria Santissima appare dal modo con cui si parla della grazia di santificazione del Battista. Torniamo di nuovo alla visitazione. Prima ancora che venisse alla luce, Maria Santissima asserisce che la sua presenza, cioè la presenza della sua persona, non già la sua sola intercessione, quindi la sua persona, aveva santificato il Battista. E nei quaderni Gesù dice: se il Battista trabalzò nel seno della madre sua ricevendo l'onda della grazia emanante da Maria e ne rimase santificato, tanto potente era stata l'emanazione da superare le barriere della carne, oltre la quale il frutto di Zaccaria e di Elisabetta si formava per essere un evangelizzatore. Coloro che avvicinano Maria direttamente non potevano rimanerne senza ripercussione. Quindi il contatto. Ecco perché è importantissimo anche per noi stare con Maria. Stare a contatto con Maria. Stare a contatto anche, io credo, con alcuni sacramentali mariani. Portare il rosario al collo, portarlo in mano, portare il rosario a forma di braccialetto. Per esempio, attenzione, non limitiamo, perché l'uomo fa sempre così, la devozione alla Madonna a questi gesti esteriori, d'accordo? Però il contatto, proprio il contatto, noi adesso non possiamo avere il contatto fisico, perché magari, insomma, potessi stare a contatto fisico con la Madonna, no? Però con qualche cosa che in qualche modo la ricorda, questo non è senza frutti. Vediamo adesso cosa dice Gesù e poi chiudiamo la puntata di oggi anche questa sezione, no? Lasciò dietro a sé una scia di santità operante, e solo che i cuori non respingessero la grazia, gli avvicinati divennero dei predestinati alla santità, gli avvicinati da Maria. Quando tutto sarà cognito dell'uomo, vedrete che nei primi seguaci del figlio di Maria sono molti di quelli che ebbero con lei anche casuale rapporto e rimasero lavati e penetrati dalla grazia che da lei si effondeva. Molti prodigi conoscerete allora operati dalla mia tutta bella e tutta grazia. Quindi questo è un particolare, una chicca, diciamo così, ulteriore. Quindi la distribuzione, quindi la mediazione, la distribuzione delle grazie della Madonna lo ottiene principalmente e in maniera unanimemente riconosciuta attraverso la preghiera d'intercessione. Però la sua stessa presenza, lo stare a contatto con lei, procura grandissime grazie, grandissimi beni, grandissime benedizioni e grandissime doni all'uomo. Quindi, purché lo si faccia con fede, si favoriscano, diciamo, quei modi, quei mezzi, quei sacramentali oggi, che ci permettono un contatto con Maria, anche il culto delle sue immagini, delle sue statue, insomma. Ecco, purché non si scada, perché queste cose è facilissimo, nella falsa e pseudo devozione, perché uno si crede che se porta la corona del rosario in mano è già devoto alla Madonna o è santo. Non si dovrebbero neanche dire queste cose qui, però ad abbondanza è meglio dirle, perché purtroppo quando c'è qualcosa di esteriore, per come siamo fatti noi mortali, ci attacchiamo molto a queste cose e corriamo il pericolo che basta fare queste cosette e tutto è fatto. Mi piacerebbe pure a me, ecco, ma non basta questo qui, no? Perché per essere devoti alla Madonna non basta, ecco, il contatto ricercato, quello anche se è importante, ma bisogna imparare piano piano ad imitarne la vita e le virtù. Bene, possiamo salutarci, darci appuntamento la prossima settimana, in cui avverto che probabilmente, molto probabilmente, vorrei dire già sicuramente, sto soltanto ridefinendo un pochino l'orario, però è bene che riportiamo questa catechesi al venerdì, anche perché qui si capisce ancora bene tutte le cose che si possono fare con sta ripresa, insomma, appena possibile il giovedì vorrei riprendere l'ora santa con i miei cari figlioli qui in parrocchia, quindi non appesantire troppo, perché la messa, il ringraziamento, l'ora santa e poi una catechesi diventa anche un po'
po' parecchio impegnativo, per quanto insomma io ce la metta sempre tutto, no? Quindi dalla settimana prossima dovremmo ritornare, per chi segue le dirette, al venerdì. Una santa notte, una santa festa di Santa Rita domani a tutti. Ave.